Start, 2, 1, boost to ignition, and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Mika and the Witch Mountain. Allora, prima di tutto mi scuso per la voce, lo farò in ogni video che registrerò in queste condizioni, ma sono stato malato e ho passato più di una settimana senza registrare, ora devo portarmi un pochino avanti, quindi avrò anche dei colpi di tosse probabilmente, quindi me ne scuserò insomma in ogni video che registrerò in questo periodo. Dicevo, siamo su Mika o Mika, insomma, and the Witch Mountain. È un gioco che è uscito ad agosto, costa 20 euro, è in Early Access, anche se siamo in 0.9, rimarrà in Early Access 6 mesi, quindi io presumo che per febbraio-marzo del 2025 sarà pronto. Ed è un gioco molto carino, molto bello graficamente, ed è un gioco dove dovremo volare con la nostra scopa e consegnare pacchetti. Allora, insomma, adesso io vado prima... No... Ah, e dobbiamo farlo per forza questa risoluzione qui. Diamo un'occhiata anche alla grafica, giusto per vedere un pochino i livelli di... Ma direi che va tutto bene. È in italiano, ci sono i comandi. Vediamo se è giocabile con la tastiera. Non so se si userà il mouse. Secondo me si presta bene per il pad, però lo proviamo. Non avevo in mente di portare questo gioco, ma me l'ha mandato lo sviluppatore così a tradimento, senza... Tieni, da. Non è obbligatorio faccio un video, però se vuoi provalo, va bene. I disegni sono molto carini, molto molto carini. Questi mi piacevano già quando ho visto gli screen. Allora, vediamo anche il livello della traduzione. Ok, non sono per niente nervosa. La mamma una volta mi ha raccontato di quando andava a scuola qui, al Faro Stellare. È meglio di come l'aveva descritto, ma sono così lontana da casa, mamma. Mi mancherai. Va bene, Mika, stai calma, poi facciala. Devi solo dare questa lettera alla fattucchiera Olagari per essere ammessa alla sua, com'è che l'aveva chiamata la mamma, scuola di magia. Forza, è ora di imparare cose interessanti. Il gioco ha già gran parte dei contenuti, anche gli upgrade alle scope, insomma, quindi... Ci muoviamo con questo, guardiamo intorno con il mouse e con spazio saltiamo. Si può saltare giù? No. Prima prova da fare. Allora, io credo che si debba andare qui, per quanto io sono curioso... Ah, no, è là. Qua c'è un telescopio. Ah, ma addirittura si può interagire, bellino. È uno di quei classici giochi che vi danno, oltre al gioco, al gameplay, incluso nel pacchetto, anche un viaggio. Salve, sembra che non ci sia nessuno. Dov'è la fattucchiera? L'avevo già vista prima, che è lì dietro. Dica. Tenga. Buonasera, amica, hai portato... Sì, signora Olagari, ecco a lei. E questa cos'è? Una lettera di raccomandazione? Sì, scritta da mia madre. Non so come le sia venuta in mente una simile idea, ma non è così che funzionano le cose qui. È un metodo di ammissione piuttosto obsoleto per una scuola di magia. I disegni sono belli, veramente. Almeno, non me l'hai recapitata tramite un piccione viaggiatore. Comunque sia, no, piccolina, ti stavo chiedendo se hai con te i tuoi rifornimenti di apprendista. Ah, quelli, sì signora, con me la scopa, il grimorio, le tempere, il cioccolato e anche il talismano a forma di teschio? Oh già, il talismano, giusto, ho anche quello. Signora, dove posso dormire? Posso mettermi lassù, per favore? Vorrei tanto poter ammirare le stelle. Mia mamma mi ha detto che è possibile vedere le stelle cadenti dalla cima del Monte Gaun. Stelle cadenti? Polvere stellare? Tua madre non avrebbe dovuto imbottirti la testa con simili fantasie infantili. Sarà dura, ma ti farò diventare una strega come si deve. Comunque sei piccolina, sono tante le apprendiste che sono saltate giù dal dirupo a cavallo delle loro scope e che non hanno mai fatto ritorno. Nel mio caso andrà diversamente, mi sono allenata molto, signora Olagari. Ma davvero, lo scopriremo presto, allora questa sarà la tua prima... Ok, proviamo. Trova il modo di tornare quassù da sola. Ok, iniziamo.
Secondo me questo qua è uno di quella categoria di giochi che è molto carino da giocare, ma se avete bambini e volete fargli fare un bel gioco mix a un cartone animato per magari introdurli al mondo dei videogiochi, potrebbe essere, videogiochi in 3D ovviamente, potrebbe essere una buona cosa. Allora, intanto, che fattucchiera burbera, mi ha fatto un sacco di male, anche perché è importante poi anche leggere, che nei videogiochi i bambini non leggono. La scopa di famiglia è a pezzi, spero di riuscire a ripararla. Sembra che più avanti ci sia un paese, forse c'è qualcuno che può aiutarmi. Sì, perché qua c'è quello che sembra il coso lì di Elden Ring, il tornado per salire. Le statuette di Napopo per acquistare cosmesi da Star Gate. Ah, ok. Ok, cosmetics. Ok. Vabbè. Niente, dobbiamo andare di là, quindi dobbiamo andare a riparare la scopa al villaggio. Cerca aiuto in città. Sì, tanto qua non si può usare. Quindi niente. Eravamo in cima al monte prima, adesso siamo al villaggio. Salve! Sì, ciao. Ciao piccolina, da dove arrivi? Dalla cima del monte Gaun. La fattucchiera Valagai mi ha spinto giù dal dirupo. Poverina, deve essere stato tremendo. Ma dove sono le mie maniere? Io sono Allegra, l'artigiana della città di Oriva. Principalmente mi occupo di vasellame, ma la gente si fida a me per riparazioni di ogni tipo. Piacere di conoscerti, sono Mika, apprendista strega. Ok, come riparare una scopa magica? Posso provare a ricomporla, ma non volerà più come prima. Dammi solo un attimo. Eccola, riparata. Perfetta, non volerà più come prima perché questo ci fa capire che potremmo potenziarla. Ti ringrazio di cuore. Devo andare, ciao ciao, Allegra, un giorno tornerò in città. Oh mamma, credi di poter tornare al suo cavallo di questa scoperta malandata appena rimessa in sesto? Sei semplicemente incredibile. In che senso? Lascia che ti spieghi. Se vuoi davvero tornare in cima, devi acquistare una scopa nuova. Ma non ti preoccupare, se posso riparare la tua vecchia scopa malconcia, dovrei essere in grado di costruirne una da zero. Ho solo bisogno di denaro per i materiali. A occhio che c'è 4 monete. Io non ho soldi, devi trovare un lavoretto. Ok, l'azienda di spedizioni sta assumendo personale. Ma le streghe non lavorano. Ah, non fare la lagna, vedila così, devi solo fare qualche commissione. Va bene. È tipo un Paperboy. Io su Commodore giocavo a Il Postino. Mi è piaciuto tantissimo. Il Postino e Il Postino 2. Dove si consegna col furgone, mi piaceva un casino quel gioco. Non c'erano mappe, non c'era niente, dovevo imparare il paese. Ma non c'entra niente con questo. Per prendere la scopa per me è riporre, ok. Va bene. Proviamola. Bellino. Ah, vuoi dire che... Ah, vediamo un po'. Controllo è abbastanza smooth. Vediamo se funziona così. No, mi butta fuori. No, mi butta fuori. Sì, non so quanto sia... Mi fa andare un pochino più veloce, però. E poi la metto via. Ok. Non mi ricordo più cosa devo fare. Hai tenuto il lavoro? No. Andiamo. Non so dove. Probabilmente me l'ha anche detto, ma... Vediamo com'è sto villaggio. Qua, forse. Salve. Ciao, ragazzina. Sei qui per spedire un pacco, mi spiace, ma al momento siamo corto di addette le consegne. Sono per fare domande di lavoro. Il nome è Mika e sono la vostra nuova postina. È Gref. Che bello. Ti elenchi le tue mansioni, libertà completa, organizzare il tuo piano di consegne e puoi gestire il tuo tempo come preferisci. Non avrai pressioni, promesso, io sono Gref, nuovo datore di lavoro. Ok, fosse tutto così il mondo. Puoi iniziare anche subito, ti va, questa è la prima consegna. Mi stai davvero chiedendo informazioni? No, non è neanche. È l'unica cosa che conta per te. Gratificazione emotiva. Bellissima prospettiva, ma devo sapere quanto verrò pagata per ogni consegna. Dipende dalla tua prestazione, ti pago in base alla qualità del lavoro. Ok. Timbri di colori diversi. Se la consegna è perfetta riceverai un timbro verde, una moneta. Timbro giallo, non guadagnerai nulla. Timbro rosso, disastro. E in tal caso dovremmo avere una discussione molto seria. Ok, solo timbro verdi. Va bene. E questa è una parabola dei mali del mondo che sono le recensioni in mano a chiunque. Comunque, vabbè. Scheda di consegna, sì. Questa è la classica... roba un po' più orientale con la scheda timbri vista in Final Fantasy, vista in Ni no Kuni. Sono pronta a capo. Sì, andiamo. Dottore, va bene. Ok. Ah, non dobbiamo farlo bagnare.
e non dobbiamo dargli colpi. E diventa anche una sorta di Death Stranding. Premo E, una volta effettuata la consegna viene imballata, viene valutata in base ai danni subiti. Ok, dai, cerchiamo di... E che è carina come cosa. Ok, e fin qui ci siamo, ma vorrei capire dove devo consegnare. Ok, questa è la mappa. Ma non so dove devo consegnarla. Pacco Ovel, lupo di mare, impossibile dire cosa ci sia dentro. Vive in una casetta accanto al cantiere navale. Ok, cerchiamo di non fargli prendere botte e andiamo dove c'è il mare a sto punto. Secondo me col pad è meglio, eh? Così a impatto, così l'impressione mia. Mi sta seguendo un gatto. C'è anche un non so che di My Time at Porsche. Non gli ho dato botte. Cantiere navale, abbiamo detto. Qui direi che non è. Cantiere navale forse di là. Qui. Ma più che altro non so dove sia il cantiere navale. No, direi che non è di là. Il cantiere navale me lo segna dall'altra parte dove c'è il molo. Quindi andiamo di là. Salve, salve. Andiamo di qua. Sto cercando di non... il pad è molto più graduato della tastiera. Quindi andiamo piano piano. Gattino? Credo sia di qua. È questa. È lui. Signora Bell, capitano, ho un pacco per lei. Per tutti i bucanieri, tu sei la nuova postina? Sì, il mio primo giorno, questa è la mia primissima consegna. Ah, mi fa davvero piacere, sono onorato, ti darò la valutazione più alta. Dovrebbe controllare il pacco, non ti preoccupare, sono sicuro che va benone, allora la ringrazio. Ok, una moneta, me ne servono 4, quindi bisogna andare a fare avanti a fare consegne. Fare una consegna per me, recuperare questo mio nipote, questa mattina è salpato e si è scordato di portarsi dietro il pranzo. Posso portarglielo io. Pranzo di mio nipote. Salperà nei dintorni del cantiere navale. Vai di sopra, se vai di sopra riuscirai a vederlo. E ci viendo subito. Pranzo del marinaio. Ok, nuova consegna. Se vai di sopra dove? Ah, qua. Ok. Ma è lui o non è lui? È uno di quelli là, mi sa. Vediamo un po' se posso parlare a questi, ma... Hai visto un pesce pagliaccio l'altro giorno? Ah, sta tenendo delle cose invisibili, vabbè. Ok, andiamo. Vediamo di non farlo bagnare. Che culo. Salve! Cambusiera, sei piombata dal cielo. Chiedo scusa, non volevo spaventare nessuno. Mica non aveva detto ok. Piacere, io sono Pic, ti ringrazio per essere venuta fin qua. Sorvolare il mare non deve essere facile. Abbiamo passato 100 metri. Pranzo al marinaio consegnato e quindi abbiamo una... cosa verde, ok, mi tiene sempre nei suoi pensieri. Per ora, ok, ti senti solo? Ok, piace stare in mare, c'è un senso di quiete e pace. Allora scusa, mi immagino che trovo il disturbo. No, la tua compagnia mi fa molto piacere, so che mi troverò bene anche dopo che ne sarà andata. Grazie. Gli chiedi di pescare, usiamo le bocce e non gli facciamo male, ma tanto poi lo tiri fuori e lo uccidi, quindi vabbè. Va bene, ci fa anche boccia dei pesci con pesciolino. Consegniamo. Al largo del Monte Gaun i marinai più coraggiosi pescano i pesci senza fargli del male. Ah, lo mettono nella boccia. Riempire l'acqua, poi provo a prendere un pesce. Puoi anche liberarli semplicemente lasciando cadere la boccia in acqua. Ah, sono quelle bocce che avevano in mano quelli là, sembravano cose invisibili. Allora, scusate, ma se io vado a... io non credo debba andare giù così. Infatti... Però se io vado da questo qui e prendo il pesce... Hop! Preso! Sì, saluto militare. Andiamo allora. Abbiamo preso il pesce, glielo portiamo al nonno. Ok, eccolo là. Capite che è molto carino il gioco? Molto carino. Che già il mio postino preferito è qui, cosa mi porti? Un pesce per lei, ti mando un pic. Ok, non mangiarlo. Nemmeno persone, lo metterò nel mio bel acquario con tutti gli altri. Ok. È anche molto politicamente corretto. Ok, abbiamo 3 timbri. Me ne manca 4. Un altro favore.
Dovresti essere a riportare questo pacco all'ufficio di spedizione. Sì, giustamente ci fa tornare lì, così almeno lo riporto a Greff. Ok, pacco restituito. Va bene, andiamo. Beh, lo porto a piedi. Senso ha di correre e farsi male con la scopa. Corriamo a piedi e glielo portiamo così. Abbiamo finito. 4 timbri, grazie. Cosa ci fai qui? Era tutto pianifica, sì. Era un po' come... Era per vedere se eri attento, insomma. Pacco restituito, 4. Perfetto. 4 monete. Il chiosco dei gelati. Ok. Pacco lievemente danneggiato. Mi stanno facendo portare un pacco lievemente danneggiato, molto male. Dovrebbe essere vicino al molo, dicono. Chiosco dei gelati, qua vedo che c'è un... Che sia questo? No. Lì sotto. Eccolo. Sei Bram. Ah, questo non è un umano, è un Shrek questo. Sta andando tutto male, ma che nel gelato si sta mettendo tutta, va bene. Ok, è arrivato il pacco lievemente danneggiato. Nuova detta alle consegne, va bene. Nessun problema, solo attenzione. Il gelato si scioglierà completamente se ci metterai troppo. Ah, devo portare il gelato al limone, ma dove? 40 secondi per portare il gelato al limone. Non so dove. Non so dove devo portare sto gelato al limone, ma... Ah, c'è il vento che non lo fa sciogliere. Non a questi, immagino. No, non ho capito a chi, però... Ah, ma giustamente mi sa che fallisco la mia prima. Forse quello là in fondo. E forse ce la facciamo. Dai che ce la facciamo. Dai che ce la facciamo. Dai che ce la facciamo. No, non era questo. Vabbè, prima missione fallita. Molto male. Qua non si può salire, immagino. Eh no, serve la scopa nuova. E perché praticamente ok, qua abbiamo i bollini che abbiamo preso. Qua abbiamo gli obiettivi, i costumi che sono i cosmetici e poi le impostazioni del gioco. Il gioco sembra essere molto carino, penso si possa prestare a essere giocato anche con un bambino per la sua natura cartunesca. È molto simpatico. 20 euro non dico che non li valga perché dipende dai gusti. Secondo me è un prezzo giusto, calcolando che in Early Access è già in italiano, è già comunque parecchio ricco di storie, di contenuti e uscirà comunque tra non molto in 1.0, secondo me può essere un'idea carina. Ovviamente non è per il giocatore videogiocatore navigato che cerca una sfida o che cerca... Sono quei classici giochi relax, giochi rilassanti, l'isola è questa, comunque sembra essere anche abbastanza grossa da esplorare andando avanti, si segue la storia senza particolari impedimenti, boss o combattimenti, insomma... È molto simpatico. Fatemi sapere anche voi qua sotto che cosa ne pensate. Io vi saluto e vi rimando a un prossimo video gameplay. Alla prossima e ciao ciao!